rimessa, ottimo salvataggio. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Può colpire, palla in rete. Il Copenaghen è riuscito a pareggiare. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora non una situazione facile per lui. Ha dovuto commettere fallo. Un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Ottima copertura qui, hanno tutti i rigori interrompendo la manovra prima che diventasse davvero più. Una dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Pallone morbido verso la fascia. Prova a fare tutto da solo. Cerca la fondo, palla al piede. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Deve essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Allarga il gioco a destra. Politano. Una buona palla, spazio per cercare il varco. C'è la palla lunga, in avanti. C'è spazio, occhio! Cerca spazio, prova a tirare. È fuori di poco a sinistra. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Politano prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lungo passaggio in avanti. Compagno Politano è l'autore del fallo. Punta la difesa a tutta velocità e passa. Preferisce il retropassaggio. Ecco il tiro e c'è il gol del Napoli. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte. È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. La conclusione! La sfera entra in porta! Ne hanno voluto un'altra e adesso la possono gestire con più calma. Un gol facile facile, anche troppo direi. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Sono due gol per lui in questo torneo.
vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Ottima pressione la sua, palla recuperata, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scatta verso il pallone. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Gioca una palla lunga. Palla a Koulibaly. Manolas. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Riceve in ottimo. Occhio al tiro. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Pallone lungo, in verticale. Il Napoli ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. Qualificazione sembra sicuro. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Allunga in verticale. Recuperano il possesso del pallone. E c'è un bel pallone davanti. Manolas ha capito tutto. Mertens prova a verticalizzare. Riceve il passaggio. Bel gesto tecnico. Cerca lo spunto. Bell'intervento difensivo. Codella in avanti. Prova la soluzione in fascia. Una scivolata abbastanza dura. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Sono riusciti a rientrare in partita, vedremo se troveranno il pareggio. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Manolas ha capito tutto. Noto marcature asfissianti, non si concede niente. È inevitabile che facciano di tutto per limitare le fonti di gioco, marcando chi è capace di mettere i compagni davanti alla porta. Passaggio sulla destra. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Non riesce a mantenere il possesso, c'è l'opportunità per il contropiede. Questo errore potrebbe essergli fatale. Estremo difensore, la calcia lunga. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro.